Buongiorno a tutti, come ringrazio il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo per questo invito a partecipare e allo stesso tempo anche per l'interessante iniziativa portata avanti con il progetto Magnet, perché riteniamo sia un elemento essenziale di condivisione delle esperienze che a vario livello operatori del settore pubblico, operatori del settore privato hanno modo di mettere in condivisione sulla base delle rispettive esperienze. Quindi sicuramente l'iniziativa è di grandissimo interesse e rilievo proprio per fare rete. Rispetto a queste tematiche davvero molto importanti. Mi presento brevemente, sono Raffaele Sant'Angelo, opero in Digital Light House, che è una società che si occupa di entertainment e media dal 2016 fondamentalmente. È una società che nasce ed è collegata ad una società più grande che è la Geocart, da cui Digital Lighthouse è stata appunto generata e in particolare, diciamo, nell'ambito di un progetto di ricerca che abbiamo implementato in Geocart, è nata appunto questa costola. Fondamentalmente nella mia presentazione proverò a raccontarvi brevemente appunto la genesi di questa società, del come questa esperienza tecnologica maturata nella società Geocart nel settore dell'ingegneria si è rivolta ad un ambito profondamente diverso che è quello appunto dell'industria culturale e creativa e quindi fondamentalmente in un ambito legato alla promozione digitale attraverso soluzioni innovative. E poi entreremo nel merito del come attraverso delle esperienze e delle applicazioni di computer grafica, di modellazione tridimensionale, esperienza maturata nell'ambito appunto del settore della pubblicità, quindi dell'advertising e delle produzioni audiovisive, si è lavorato molto nel trasferire delle pratiche, delle conoscenze appunto nell'ambito della valorizzazione digitale del patrimonio culturale. Nell'arco della mia presentazione farò ricorso ad alcuni video, alcuni saranno solo immagini, con un tappeto musicale e di suoni, quindi diciamo su cui non commenterò perché sono davvero molto brevi, e solo in qualche caso c'è il parlato in italiano, ma non mi sovrapporrò, perché abbiamo utilizzato delle soluzioni in cui c'è un sottopancia in lingua inglese, quindi fondamentalmente immagino che riusciamo ad arrivare a tutti quanti i partecipanti al webinar. Fermo restando che poi magari lasceremo una breve sessione per eventuali richieste di chiarimenti, domande e soprattutto spunti di confronto tra di noi. Lancio subito un video di presentazione di Digital Lighthouse e quindi sostanzialmente vi racconto quella che noi abbiamo chiamato essere la nostra casa dell'entertainment e dei media. Thank you.
selezionato questo video per raccontarvi attraverso queste immagini brevemente qual è la nostra casa di lavoro, diciamo come è organizzata la nostra struttura, perché diciamo operare nell'utilizzo di tecnologie digitali passa attraverso diciamo due componenti essenziali, che sono quelle della competenza delle persone. Questo credo che in generale in tutti i contesti in cui si lavori ad erogare delle soluzioni, dei servizi, la componente di competenza è una componente di competenza essenziale per il risultato dei progetti e in generale dell'iniziativa. E l'altro tema importante è appunto il tema legato all'utilizzo delle tecnologie, alla capacità di essere sempre al passo in contesti in cui la velocità e la trasformazione con cui queste tecnologie introducono nuove potenzialità sia nella generazione dei contenuti e delle soluzioni, sia nelle modalità di utilizzare i contenuti e le soluzioni prodotte, ovviamente sono un tema essenziale. La nostra struttura, quindi, che cosa si è posta come obiettivo da perseguire? E poi tra un po' manderò un altro video per dirvi come Digital Lighthouse sviluppa delle applicazioni partendo da un'origine, quella che vi raccontavo inizialmente, cioè della società grande che ha deciso di investire in una direzione di ricerca e sviluppo per trovare ambiti applicativi differenti, ha deciso sostanzialmente di porre la propria attenzione in modo specifico e particolare a questi quattro ambiti diciamo di principale interesse, questi quattro settori, che sono quelli della produzione cinematografica, della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso soluzioni digitali, attraverso lo sviluppo di videogame e infine diciamo con un presidio nel settore dell'advertising. La nostra società madre Geocart diciamo è invece una società che opera ormai dal 95 nel settore del remote sensing, quindi della rilevazione, del monitoraggio del territorio, dell'ambiente e delle componenti infrastrutturali. Quindi è una società molto orientata allo utilizzo di tecnologie innovative per la rilevazione e allo stesso tempo allo sviluppo di software e di soluzioni applicative che rendono di facile uso appunto la fruizione dei dati e dei contenuti che vengono richiesti fondamentalmente per scopi ingegneristici. Vi lancio brevemente un altro video che è la rappresentazione di ciò che, e quindi se volete in un ambito molto lontano da quello di core business della società Geocart, di cui ci occuperemo invece nel racconto, nella presentazione dei progetti che abbiamo portato avanti. In particolare questo video racconta quali sono le attività che effettuiamo come Geocart nella rilevazione delle infrastrutture, e il progetto specifico è un progetto perenne nella metropoli di San Paolo. Thank you.
come vedete, l'ambito applicativo iniziale della società Geopart non ha nulla a che vedere con la valorizzazione dei beni culturali, però il progetto di ricerca, come dicevo in premessa, ha dimostrato, e quindi dopo un anno di lavoro in collaborazione con personale tecnico della società, esperti del settore della computer grafica e referenti appartenenti al mondo dell'industria culturale e creativa, abbiamo rivelato la possibilità di mettere a disposizione le tecnologie che nel video che avete visto servivano a monitorare la presenza di infrastrutture elettriche nella metropoli di San Paolo a servizio della digitalizzazione del patrimonio culturale e in generale dell'utilizzo delle soluzioni digitali per la condivisione e la ricostruzione dello stato sia dell'arte di alcuni beni, ma anche della ricostruzione e un ritorno al passato di come siti di pregio e di interesse erano al tempo in cui venivano quei siti vissuti rispetto a quelli che adesso sono dei resti o dei siti di pregio archeologico, ma che ovviamente hanno bisogno di essere raccontati nella loro funzione originaria. Per cui abbiamo strutturato a quel punto, nell'ambito del progetto che poi ha generato la società, in questi dipartimenti che vedete rappresentati in questa immagine, tutte le sezioni che tornavano utili per perseguire questi obiettivi e quindi in questa integrazione tecnologica e creativa per arrivare a dei risultati efficaci. In questa slide, diciamo, sono rappresentati i principali clienti che a partire dal 2016 o comunque partner con cui abbiamo lavorato su tipologie di progetti i più disparati tra di loro. Però fondamentalmente il primo progetto che abbiamo realizzato nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali ha riguardato proprio la digitalizzazione del piano nobile del Palazzo del Quirinale. Proprio perché avendo completato la fase del progetto di ricerca, abbiamo cercato di testare. Nel frattempo faccio scorrere alcune delle produzioni che nei vari dipartimenti sono stati realizzati in termini di film production, settore dell'entertainment e quindi applicazioni legate al mondo dell'advertising e della pubblicità, per arrivare, diciamo, a delle altre produzioni specifiche per il settore corporate. Una di quelle ve l'ho fatta appena vedere. Per arrivare, diciamo, ad alcuni progetti di rilievo che abbiamo realizzato nell'ambito appunto del Cultural Heritage. Il primo progetto si chiama Quirinale 3DVR. Fondamentalmente, con il Sottosegretariato Generale della Presidenza della Repubblica abbiamo condiviso questa iniziativa. Loro ci siamo trovati nel 2016, fondamentalmente, quando il signor Presidente Mattarella aveva deciso di lanciare un messaggio di apertura del Quirinale come casa degli italiani, e quindi c'è stata un'importante azione di comunicazione gestita su vari livelli, in cui il Palazzo del Quirinale appunto era diventata una struttura non chiusa e non riservata agli obblighi della politica, a maggior ragione dei ruoli istituzionali che venivano e vengono ovviamente gestiti in quel luogo, ma aveva la necessità, diciamo, di essere aperta anche ai cittadini. E quindi in quel contesto la nostra proposta fu colta come di grande interesse per mettere a disposizione dei cittadini appunto la ricostruzione di quello che è il piano nobile del Quirinale, per far vedere quanto bello fosse quel luogo e quanta ricchezza in termini di patrimonio fosse in essa contenuto. Si chiama 3DVR perché sostanzialmente abbiamo unito due aspetti. Uno è legato alla capacità di rilevare con altissima precisione i luoghi, e dall'altra parte
rendere disponibile anche la fruizione di quei luoghi in realtà virtuale, avendo sviluppato noi un applicativo che consentiva all'utente di navigare nel Palazzo del Quirinale sia attraverso una web application e quindi attraverso l'utilizzo di computer, per intenderci, che attraverso dei visori e quindi essere immerso realmente in quel luogo. Vi mostro un altro breve video che è sostanzialmente il trailer di presentazione del progetto quando abbiamo appunto concluso l'attività. Vi faccio solo una premessa: tutto ciò che rappresenta il fuori il Quirinale, quindi le riprese all'esterno, sono delle riprese audiovisive. Invece, quando entriamo nel piano del Quirinale, nel video, è una ricostruzione generata completamente dalla rilevazione con laser scanner e immagini in alta risoluzione attraverso poi un processo di modellazione. Quindi mi riferisco agli ambienti, agli orologi, agli affreschi. Nel trailer tutto ciò che vedrete è in realtà ricostruzione tridimensionale. Quindi come avete, diciamo, potuto apprezzare, immagino, nel video, siamo riusciti a spingerci nella ricostruzione molto fedele di quella che era la realtà. In realtà, appunto, l'aver modellato esattamente con grandissima precisione e risoluzione quegli ambienti, attraverso l'applicativo era possibile ed è possibile, diciamo, fondamentalmente compiere anche delle azioni e raggiungere un livello di fruizione che nell'esperienza dal vero non sarebbe possibile fare. Faccio solo alcuni riferimenti. Nell'applicativo, attraverso uno strumento di zoom, è possibile osservare a pochissimi centimetri di distanza gli affreschi sui soffitti. È possibile, diciamo, rimuovere i lampadari per poter apprezzare gli affreschi da questi coperti. Quindi, diciamo, ci sono dei vantaggi nella fruizione digitale, nel far apprezzare quel tipo di contenuti in maniera anche diversa dalla visita in presenza, ma senza in alcun modo avere la presunzione di ipotizzare la soluzione digitale come alternativa alla visita diretta. Piuttosto è uno strumento, un canale che agevola il percorso di avvicinamento e di interessamento a determinati siti che hanno valori inestimabili e che possono, diciamo, rappresentare un momento di attrazione per chi fondamentalmente quei siti magari non ha intenzione o non conosceva quale ricchezza possedessero. Allo stesso tempo, per portatori di disabilità, per persone impossibilitate a raggiungere luoghi di interesse ma molto lontani dalle proprie residenze, diventa un ulteriore modo per avvicinare e per ridurre le distanze nell'ambito appunto della cultura. E quindi il progetto, diciamo, è stato un progetto di grande interesse
mediatico e di grande interesse anche nei risultati e nell'utilizzo. Un'altra esperienza che abbiamo fatto, anche qui diciamo vi condividerò un brevissimo video, riguarda un'attività realizzata per la Basilica di San Giovanni in Laterano. Sostanzialmente lì abbiamo fuso due tecnologie, quella delle riprese audiovisive in 4K con la ricostruzione, poi anche in questo caso, dei modelli tridimensionali della navata principale della Basilica di San Giovanni in Laterano, dove l'obiettivo era quello di simulare diciamo, l'insediamento del Papa attraverso delle figure animate. Anche qui, molto brevemente. E quindi in questo esempio che vi ho mostrato, diciamo, tendenzialmente abbiamo visto anche come le tecnologie digitali permettono di introdurre un elemento di interazione tra l'utente che fruisce della soluzione e che può avere dei gradi di libertà nell'interrogare la soluzione, nell'andare a chiedere informazioni su ciò che sta osservando e in qualche modo diciamo lo incuriosisce. Quindi di qui come abbiamo a più riprese sempre ribadito, lo strumento tecnologico e la soluzione digitale è uno strumento di supporto che non può prescindere assolutamente dal confronto e dalla collaborazione su tutti i progetti con coloro che di mestiere studiano, fanno gli approfondimenti storici, archeologici, entrano nel merito della conoscenza dei siti, dei luoghi, dei beni, oggetti di valorizzazione e che devono caricare di contenuti quelle esperienze perché altrimenti restano esperienze molto, molto sterili. Quindi la nostra missione, tra virgolette, è quella di essere degli operatori di supporto molto spinti nella soluzione tecnologica per, diciamo, ridurre il gap di utilizzo digitale, appunto provando a realizzare soluzioni quanto più semplici nelle modalità di utilizzo, ma poi il contenuto è un contenuto che deve venire da chi ha la competenza
scientifica, diciamo, sui luoghi. Vi mostro adesso invece un altro progetto che abbiamo realizzato sul Circo di Massenzio a Roma, anche questo un progetto di realtà virtuale. In realtà questo progetto è stato interessante perché spesso si crede, si pensa che per realizzare delle soluzioni i tempi sono molto lunghi, diciamo. Portare in digitalizzazione determinati progetti richiede tempi e l'efficacia della soluzione si riesce ad avere in tempi molto lunghi. Allora, nel caso del Circo di Massenzio, nell'ambito di un evento che si chiamava Technology for All, noi abbiamo dimostrato che in una giornata abbiamo effettuato la rilevazione dei resti presenti sul Circo di Massenzio. Nell'arco della notte abbiamo elaborato i dati che avevamo rilevato e li abbiamo associati a delle ricostruzioni di come era quell'area nel passato e il giorno successivo al convegno avevamo reso disponibili delle piattaforme VR con dei visori Oculus per fruire i risultati di quelle lavorazioni. Ovviamente tutto il lavoro non è stato fatto in 2 giorni, c'è stata una parte di ricostruzione a monte in tempi sostenibili, ma l'elemento che volevamo enfatizzare è che si possono fare cose di alta qualità e i risultati possono essere in diversi casi raggiungibili con tempi molto brevi. Faccio un brevissimo accenno, non entro nel merito tecnico, avendolo anche concordato con i colleghi che curano questa sessione di webinar, alle soluzioni tecnologiche che noi integriamo. Fondamentalmente, dalla nascita di Digital Lighthouse, stiamo portando avanti un progetto di sviluppo che si chiama SIMO 3D VR, che è l'acronimo appunto di un'attività di sviluppo di un sistema di monitoraggio operativo nella ricostruzione tridimensionale e nella caratterizzazione poi di una soluzione fruibile attraverso realtà immersive, siano esse realtà aumentate che piuttosto che realtà virtuali, in cui abbiamo lavorato su 3 livelli fondamentalmente. La rilevazione con laser scanner e con diversi tipi di laser scanner che servono a dare il modello tridimensionale dei contesti dei siti e dei beni che stiamo rilevando e che sono oggetto di osservazione, l'applicazione di tecniche avanzate di fotogrammetria che hanno un compito fondamentale che è quello di assicurare la ricostruzione delle texture
altissimo livello. E qui faccio giusto un inciso perché un elemento su cui abbiamo lavorato molto nella nostra metodologia è il tema dell'illuminotecnica, cioè l'utilizzo delle luci appropriate durante la fase di rilievo. La combinazione acquisizione fotografica e giusta illuminazione, equilibrio sulle ottiche utilizzate e pianificazione del rilievo, diciamo, è il mix attraverso il quale proviamo a generare ricostruzioni neutre, pulite, quindi tra virgolette, poco affette, poco condizionate dalla condizione reale di illuminazione che i siti hanno nel momento in cui effettuiamo il rilievo, perché poi attraverso le successive fasi di applicazione della computer grafica avanzata è possibile lavorare su ambienti neutri per dare una valorizzazione specifica dei luoghi. Quindi anche l'utilizzo della fotogrammetria classica, diciamo, vede nell'utilizzo e nell'impiego della giusta illuminazione uno strumento essenziale da accoppiare poi in una fase di processamento, di elaborazione dei dati alla scansione laser, che ha appunto la funzione di ricostruire le geometrie. Da questo momento in poi, diciamo, scorrerò e non mi soffermerò molto sugli aspetti tecnici, poi ovviamente avrete i miei contatti, i contatti della società per approfondimenti futuri, siamo a disposizione, anzi è un tema di grosso interesse per noi, quello del confronto. E qui in queste immagini, per esempio, abbiamo rappresentato vari ambiti in cui quelle tecniche di rilievo che abbiamo sviluppato e che continuiamo a sviluppare, ci mettono nella condizione di poter, essere utilizzati in vari ambiti applicativi. Tenete presente che oltre al tema della fruizione, la qualità dei rilievi e delle restituzioni che mettiamo in campo ci permette di poter mettere in condivisione quell'informazione anche per interventi di restauro, recupero conservativo, monitoraggio delle evoluzioni, problematiche diciamo anche legate magari al deterioramento non visibile ad occhio nudo. Quindi il contenuto digitale, molti progetti che sviluppiamo inizialmente nasce per mettere in condivisione all'utenza l'informazione digitale, ma poi lavoriamo molto con il partner di progetto, con i committenti, nel dare valore al dato acquisito anche per altre applicazioni, proprio per generare ulteriori ricadute. Un altro importantissimo progetto che abbiamo portato avanti per i risultati tecnologici che la soluzione ha introdotto è il progetto realizzato come sperimentazione nell'ambito del programma finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano alle società di telecomunicazione che dovevano dimostrare, prima di acquisire, diciamo, le concessioni per operare e diffondere la tecnologia 5G, su quali potessero essere le ricadute effettive per i cittadini. E quindi il progetto Bari Matera 5G, fondamentalmente sviluppato in queste aree sperimentali da Team Fastweb e Huawei, ci ha visti coinvolti nello sperimentare l'utilizzo della tecnologia 5G nell'ambito di un progetto di valorizzazione dei beni culturali della città di Matera. Il progetto è stato ambizioso perché in questo caso abbiamo voluto dimostrare come l'utilizzo della tecnologia 5G, che rappresenta fondamentalmente un'autostrada a tantissime corsie e con delle corsie preferenziali per la trasmissione dei dati, potesse agevolare la fruizione in alta risoluzione dei contenuti digitali, perché un tema su cui molto spesso noi siamo costretti a lavorare è quello di spingerci nella rilevazione di un contenuto ad altissima risoluzione,
aver generato dei modelli tridimensionali testurizzati in altissima qualità, ma poi se dobbiamo viaggiare attraverso dei canali di trasmissione delle informazioni, siamo costretti a degradare quel dato e a farlo nel modo più opportuno perché la percezione, diciamo, dell'utenza non venga penalizzata da questo processo di degradamento dell'informazione. Nel progetto 5G abbiamo visto come conta molto anche la strada su cui le informazioni viaggiano e abbiamo spinto ulteriormente, alzato l'asticella ancora di più perché abbiamo creato delle ricostruzioni tridimensionali, ma le abbiamo create affinché persone che si trovavano in luoghi diversi e in città diverse, virtualmente vivessero l'esperienza di visita accompagnati da una guida anch'essa localizzata in una città diversa all'interno del luogo fisico ricostruito. Quindi in un'esperienza che per i videogiocatori si chiama di tipo multiplayer. Allora, lancio un video e c'è un commento in italiano, ma ci sono i sottotitoli in inglese che spiegano i contenuti del progetto. E poi a seguire vi faccio vedere due altri brevissimi video legati a questo tipo di iniziativa. La realtà virtuale ha il potere di portarci in altri luoghi. Semplicemente indossando un caschetto, noi ci troviamo immersi in mondi che possono essere la riproduzione fedele di quelli reali o anche mondi di fantasia costruiti al computer. Se poi in questi luoghi noi incontriamo delle altre persone vere che fanno la stessa esperienza, abbiamo la sensazione anche fisica di trovarci insieme a loro in questi luoghi. E questo rende la realtà virtuale uno strumento nuovo e incredibilmente potente di comunicazione. Uno strumento che è destinato a cambiare tanti aspetti della nostra vita quotidiana, dal modo di fare una riunione, al modo di intrattenersi, al modo di studiare, fino al turismo. Troviamo qui nel complesso rupestre della Madonna delle Virtù e di San Nicola dei Greci, uno dei siti più rappresentativi del ricchissimo patrimonio rupestre di Matera e della Gravina antistante, unico nel suo genere, iscritto nella lista mondiale patrimonio UNESCO. È un patrimonio fatto di molti segmenti insediativi, chiese, monasteri, abitazioni, impianti produttivi, cisterne, necropoli. Ora è possibile visitare tutto questo immenso patrimonio grazie alla realtà virtuale che accompagna i visitatori di tutto il mondo con una guida che li porta per mano nel racconto di queste testimonianze speciali del patrimonio. Nell'ambito del progetto Bari Matera 5G abbiamo acquisito attraverso tecniche di laser scan e di fotogrammetria gli ambienti delle chiese rupestri materane. All'interno di questi ambienti i visitatori, che possono essere in qualunque parte del mondo, incontrano una vera guida di Matera. La guida conduce la sua esperienza di visita come fa tutti i giorni, però in questo caso ha una serie di strumenti in più che il mondo virtuale gli mette a disposizione e quindi può renderla più interattiva e anche più arricchita. A questo punto l'unico limite è la fantasia e la creatività. Nel materiale informativo che condivideremo, diciamo, con i referenti del progetto, lasciamo una serie di informazioni e di spunti relativi appunto a questo progetto e agli obiettivi perseguiti sostanzialmente, che erano quelli di avere delle ricostruzioni molto fedeli, allo stesso tempo garantire, come dicevo, la compresenza virtuale di persone che fisicamente sono in posti diversi, riducendo appunto con l'utilizzo del 5G i tempi di latenza sulle attività e infine diciamo promuovere dei siti difficilmente accessibili in alcuni casi per tutta un ampio ventaglio diciamo di utilizzatori. Qui sono specificate diciamo le competenze specifiche messi a disposizione dai diversi player del progetto,
dando anche una vista, diciamo, su quelli che potevano essere le motivazioni per cui spingere sulle visite virtuali al fine di portare poi fisicamente le persone a visitare Matera, così come è stato poi nel 2019 quando la città è stata capitale europea della cultura. Vi mando in loop brevemente una ricostruzione di quella che è l'esperienza vera e propria, diciamo, l'utente quando indossa i visori sostanzialmente viene portato in una vista, anche questa ricostruita con rilievo aereo, con laser scanner e fotogrammetria della città di Matera, può selezionare vari siti che sono stati modellati, può interagire con una serie di oggetti, in questo caso la guida ha afferrato una torcia e sta sostanzialmente mettendo in evidenza particolari aree all'interno del sito della Madonna delle Virtù a Matera e commenta, mentre sono presenti anche altri utenti, diciamo, gli affreschi, li descrive, dà informazioni di dettaglio sugli aspetti legati alla costruzione, all'architettura. Quindi, diciamo, uno strumento di condivisione virtuale di luoghi che possono essere vissuti anche, diciamo, a distanza tra i vari operatori. Sto scorrendo nel video perché il complesso ricostruito è quello della Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci, che è molto articolato e quindi, diciamo, anche in termini di rilievo l'applicazione è stata molto interessante per questo motivo. E poi, diciamo, a chiusura del progetto abbiamo avuto una conferenza finale. Vediamo un attimino se riesco a rilevarlo. Eccola qui. Una conferenza finale, diciamo, di presentazione del progetto. Lascio scorrere le slide in cui spieghiamo tecnicamente quali sono state le attività, il piano delle scansioni progettate, gli strumenti utilizzati, anche un accenno alla metodologia, diciamo, di elaborazione delle scansioni con il laser scanner per trasformare dei punti, delle nuvole di punti in delle mesh e quindi una rappresentazione a poligoni delle superfici su cui poi attraverso diverse tecniche di elaborazione sono state, diciamo, fondamentalmente spalmate le texture acquisite con la fotogrammetria. Qui trovate un po' di numeri legati al progetto, abbiamo acquisito più di 2,35 terabyte, abbiamo fatto oltre 75 scansioni laser, 15.000 frame immagini acquisite, 3.300 metri quadri di superficie rilevate in altissima risoluzione. Un altro accenno lo faccio brevemente al progetto Suggestus, dove alle ricostruzioni
diciamo, digitali stiamo aggiungendo insieme ai partner di progetto per la fruizione immersiva appunto del patrimonio culturale tutta una serie di altre informazioni legate all'utilizzo di sensoristica che si integra nell'ambiente tridimensionale. Quindi fondamentalmente noi alla modellazione 3D stiamo aggiungendo un contenuto tecnologico per la misurazione della temperatura, dell'umidità, della presenza di persone e allo stesso tempo per suggerire sulla base dell'ontologia i contenuti da mostrare agli utenti in base anche ad una profilazione che viene fatta sulla base delle loro ricerche. E quindi in qualche modo stiamo mettendo dentro anche l'internet delle cose e l'intelligenza artificiale applicata al contesto della rilevazione. Questo progetto è in corso e sarà completato a dicembre 2023. E quindi qui vi faccio vedere, diciamo, una serie di lavorazioni che sono state realizzate per il progetto di Suggestus. Il dimostratore che abbiamo utilizzato in questo caso è il Convicino di Sant'Antonio, un complesso articolato in 6 ambienti, però siccome stiamo arrivando verso la fine non vi mostro un ulteriore video sulla navigazione, molto simile a quello che abbiamo visto per alcuni versi sul progetto Bari Matera 5G. E poi l'ultimo accenno che faccio brevemente è su un altro progetto in corso che si chiama Aosta Digitale, un progetto che stiamo conducendo con i colleghi di F9 per la regione Valle d'Aosta, dove fondamentalmente abbiamo spinto ad integrare in un applicativo scaricabile su dispositivi mobile 4 soluzioni digitali di valorizzazione del patrimonio culturale di Aosta Digitale. Nell'applicazione verrà gestita la presenza di una mappa per la navigazione per coloro che si troveranno ad Aosta, in cui si viene portati su una mappa storica e vengono valorizzati a livello informativo i contenuti sui principali siti di interesse. C'è un videogioco utilizzabile in qualsiasi posto ci si trovi, per scoprire fondamentalmente le bellezze di Aosta risolvendo degli enigmi, e abbiamo trovato un escamotage costruito a una storia raccontando l'esperienza di un esploratore storico che si chiama Brokedon, che ha visitato quei luoghi e in un taccuino raccontava le osservazioni sulle bellezze storiche di Aosta. Integriamo un'esperienza di realtà aumentata su 3 siti, il Teatro Romano, il Foro e la Chiesa di San Lorenzo, quindi possibile vedere anche in realtà aumentata questi siti. E infine c'è l'esperienza di realtà virtuale per il Museo Megalitico di San Martin di Corleán, dove attraverso il VR i resti che sono presenti nel museo vengono visualizzati in realtà virtuale e si viene riportati indietro nel tempo. Vi lancio 2 brevissimi video e ho concluso la mia presentazione relativi a questo progetto. Questi sono video su attività attualmente in progress. Diciamo, qui vi mostro sostanzialmente l'attività di valorizzazione dei contenuti presenti nel Museo di San Martin de Corleán, dove alla ricostruzione di quello che è attualmente l'area espositiva del Museo di San Martin de Corleán, l'utente, indossando i visori, seleziona delle infografiche delle ere in cui rientrare nel passato, il museo si dissolve sostanzialmente e si viene portati indietro nel tempo per visualizzare il contesto che è stato selezionato. E quindi fondamentalmente con un livello di interattività in uno spazio aperto si ha la possibilità di osservare, per esempio c'erano delle buche in cui erano inseriti questi pali lignei, piuttosto che la presenza di stele antropomorfe che abbiamo ricostruito a partire dei dati che avevamo a disposizione. Quindi quell'area megalitica all'interno del museo fondamentalmente viene ricostruita così com'era
nelle età che le precedevano. Ci sono delle simulazioni che fanno vedere come venivano lavorate le stele per far capire quegli ammassi rocciosi che avevano una rappresentazione di culto, come venivano realizzate e per quale scopo, per arrivare appunto al risultato finale. Ovviamente qui l'utente indossa il visore, quindi è immerso nell'attività sia da un punto visivo che da un punto di vista dei suoni. E così si può ritornare a visitare altre aree all'interno del museo che nel caso specifico dell'età del bronzo, dell'età del rame, dove sono presenti delle tombe megalitiche, si è proceduto a fare appunto la ricostruzione delle tombe, scorro molto velocemente, per capire che quello che osserviamo all'interno del museo in realtà dietro ha tutta una storia legata ad un vissuto. L'ultima esperienza è quella del Neolitico, dove ci sono dei solchi di aratura e qui abbiamo ricostruito la scena, diciamo, con cui le persone vivevano quei luoghi. E l'ultima accenno invece all'ambientazione del videogioco che stiamo ricostruendo per valorizzare appunto tutti i siti presenti ad Aosta. Quindi l'utente entra in questo ambiente che è lo studio di Brokedon e può decidere o di visitare la città oppure di scoprirla attraverso il gioco, aiutando Brokedon a risolvere, diciamo, degli enigmi e via via ad andare avanti nella conoscenza dei siti presenti su Aosta. Alla fine, quando si arriva a risolvere un enigma, per esempio, per conoscere come è fatto l'arco di Augusto, si risolve il puzzle e quindi fondamentalmente si va ad un livello superiore e risolvendo tutti gli enigmi si aiuta Brokedon a ricostruire il suo taccuino distrutto. In realtà poi a fine del gioco l'utente scaricherà un taccuino dove ci sono le descrizioni dei siti di principale interesse. Grazie a tutti e scusate se sono andato un po' più lungo del previsto. Grazie mille a Raffaele Sant'Angelo.